Nel 2020, appena conclusosi il lockdown, ho firmato il contratto per una fornitura di un sistema di controllo accessi piuttosto sofisticato in un hotel. Nel contratto era previsto che io mi occupassi anche dell'avviamento e della programmazione. Ho comprato tutto con largo anticipo. Ho provato tutto. Ho fatto tutti i test che reputavo necessari, eppure il giorno dell'accensione mi sono reso conto di aver commesso un grave errore. Resta con me nel video di oggi per scoprire quale. Ciao, io sono Federico, aiuto progettisti, aziende, installatori a realizzare sistemi di sicurezza senza preoccupazioni vendendo loro prodotti ed insegnando loro ad essere indipendenti in ogni fase dell'installazione. Devo dirti che quando ho progettato questo impianto ero molto fiero di me stesso perché con un'unica centrale riuscivo a dare al mio cliente controllo accessi, automazione luci e clima, gestione dei tiranti bagno e app per la gestione remota di tutto l'impianto. Il tutto ad un prezzo estremamente competitivo, soprattutto rispetto ai prodotti specifici per hotel. Un solo prodotto non avevo a disposizione nel catalogo del mio fornitore, e cioè la famosa tasca dove una volta che tu apri la camera dell'hotel, metti la tesserina per accendere e dare corrente a tutto l'impianto della stanza. Ma nessun problema, basta farsi un giretto su internet e ho trovato subito un prodotto compatibile col beige 125 kHz che faceva quel lavoro in maniera stand alone. E così ho potuto consegnare tutto. Come sai, in alta tensione proviamo tutto, per cui abbiamo provato tutte le tasche che poi abbiamo consegnato al nostro installatore per il montaggio e abbiamo provato tutto l'impianto che addirittura a causa di ritardi nel cantiere è rimasto sul nostro bancone per mesi. Ma non c'erano dubbi, una volta ricollegate le espansioni nel posto giusto tutto avrebbe funzionato alla perfezione. I greci avrebbero detto che ho peccato di hubris, di tracotanza, di arroganza, perché nel giorno dell'installazione, una volta riacceso tutto, invece nasce un problema. Mi accorgo che tre stanze rimangono accese come se fosse presente il beige, nonostante che il beige non fosse presente. E questo prima dell'accensione dell'impianto di controllo accessi non era mai accaduto. Ti è mai capitato di avere sotto gli occhi un tuo errore macroscopico, ma di non aver mai pensato ad esso finché non ne hai dovuto affrontare le conseguenze? Ce l'hai lì sotto gli occhi eppure lo vedi soltanto nel momento in cui non puoi più evitarlo. Io l'ho avuto sotto i miei occhi per mesi, ma l'ho capito solo in quel momento. Nel momento stesso in cui ho visto quel problema, ho capito cosa avevo sbagliato. E se ti occupi di controllo accessi, probabilmente hai capito anche tu. Infatti, avevo fatto installare la tasca interna esattamente in corrispondenza del lettore esterno, divisi soltanto da una semplice tramezza di mattoni. E le due antenne attive, una volta entrambe alimentate, generavano tra di loro un'interferenza. Nello specifico, il lettore esterno illudeva la tasca interna della presenza di un beige che invece non c'era. Era evidente, era logico, eppure per mesi, pur avendolo avuto sotto gli occhi un sacco di volte, non ci ho proprio pensato. La soluzione più semplice era quella di spostare uno dei due elementi, perché effettivamente con pochi centimetri, più a destra o più a sinistra, il problema non si verificava. Peccato che l'hotel fosse finito e quindi qualsiasi opera muraria avrebbe determinato danni e costi. Come ho risolto? Beh, per fortuna ragionando la soluzione non era così difficile. Ho sostituito le tasche interne con delle tasche con standard MIFARE che, lavorando con una frequenza totalmente diversa, non vengono viste dal lettore esterno né si crea alcuna interferenza. Dopodiché ho reperito dei beige che hanno sia l'antenna 125 kHz per lavorare con il nostro impianto di controllo accessi, sia l'antenna MIFARE per poter venire riconosciute dai beige e dare corrente. Quindi in realtà il danno non c'è stato. Ma qual è la morale della storia? Intanto che nonostante che uno provi e riprovi e faccia mille test, non puoi mai prevedere tutto quello che accadrà in un cantiere. E in secondo luogo che nonostante tu abbia esperienza, nonostante tu abbia una certa sicurezza nel tuo mestiere, l'errore è sempre dietro l'angolo. Per cui laddove affronti problemi complessi o comunque qualcosa di nuovo, è sempre bene affiancarsi a un'altra persona esperta che possa supportarti o semplicemente vedere quello che tu, nonostante magari sia macroscopico, non riesci a vedere. Quattro occhi vedono sempre meglio di due. Vuoi rimanere sempre aggiornato su tematiche come questa? Prenota ora la tua copia gratuita della Sicurezza Illustrata, il primo periodico mensile gratuito dedicato agli installatori e ricevilo subito a casa tua. Lo puoi prenotare col link che ti lascio in descrizione. Ciao e al prossimo video!